Vanessa, da quel punto di vista della narrazione, brevemente, come avete lavorato insieme per raccontare una realtà famosa global, locale e globale, come Torfini a Tardi, di cui ormai insomma, il cinema si sta anche occupando, che è una mini Roma molto articolata etnicamente interna alla metropoli. Allora, noi diciamo che ci conosciamo già, perché sono stato insegnante all'IERD, quello di... All'Istituto Europeo di Design, che esatto, diciamo, forse... conoscevo già tutte le sue manifatte, in più, diciamo, dato aggiunto, ma non secondaria rilevanza, il fatto che anch'io vivo a Torfini a Taro, per cui il processo di scrittura è stato abbastanza rapido, credo anche per questo ci siamo confrontati su un terreno comune per quanto riguarda il territorio e per quanto riguarda invece il suo vissuto, il dato autobiografico da cui siamo partiti, invece è stato un po', diciamo, raccolto un po' le sue suggestioni, le sue perplessità, le sue preoccupazioni anche rispetto a un tema che sentiamo molto pesante ancora, credo, prima lo confermo. Quello a cui accennato, il contrasto tra i precetti religiosi e la realtà italiana in cui uno vive, e questo si concreta anche attraverso l'incontro con un personaggio di Carlotta Antonelli che, diciamo, in quanto a naturalezza e a non avere problemi, sembra la sincerità dell'affetto che manifesta come personaggio, per Faib, il personaggio di Faib che è un po' se stesso, ecco che viene fuori questo felice contrasto divertente, tenero, ironico e intelligente. Allora, che lavoro è stato? Sì, allora, sicuramente è un contrasto difficile da portare avanti, però la cosa interessante è che il personaggio di Asia, secondo me, impara ad avere pazienza in qualche modo, che fa quello che io quando sto vicino a Faib. Ho un po' rivalutato questa cosa dell'attesa, della pazienza, e questa cosa è stata molto carina, perché lui al contrario cerca di concentrarsi sul suo, però è come se volesse accelerare e lei c'è a rallentare, e questa cosa è molto bella proprio nei rapporti umani in generale, quindi io secondo me ho imparato davvero un po' di pazienza dopo aver incontrato Faib. E in ogni caso hai contribuito con insomma dei dialoghi, soprattutto qualcosa di tuo, ci ha messo qualcosa anche di tuo, suppongo, su set, giusto? Fai il malvice. Sì, ma questo penso che lo abbiamo fatto tutti, certo. Quello che succede quando sei lì sul momento è molto di più di quello che succede, di quello che poi deve fare, quindi tutti abbiamo fatto un po' questa cosa. Ti devo ricordare le tue partecipazioni, insomma, le due serie su Curra e anche quelle di Solo, di Michela Laico, poi un altro regista, solo due, insomma, una giovanissima attrice. Io credo ci sia tempo per una domanda, forse soltanto, solo ciao, ma benissimo, chi è che ecco, spunta il portiere del micro e arriva? La domanda è sempre di sua, no? Sì, una domanda. Vai. La mia domanda è per Vanessa Picciarelli, che è la sceneggiatrice. Ho avuto la fortuna ieri di vedere uno dopo l'altro il primo Poco Proteggimi in questo film, che sono due film che portano la sua firma. Vedendo anche sfogliando la filmografia, la fotografia, ho visto che c'è molto dramma, però questa volta c'è stata anche una dose di commedia piuttosto marcata. Quali sono gli accorgimenti che una sceneggiatrice deve fare per entrare in una storia privata, in una vita come quella di Faib, mettendoci del suo, che è una storia che c'è con un passato anche drammatico a livello di scrittura, però anche curando appunto, avendo a mente, a cuore, quello che è l'idea del regista? Mi sa che è una domanda interessante, perché secondo me tu sei uno sceneggiatore. No. Vuole sapere, no, no. Pensavo che volesse un consiglio da lei, scusa. No. Sembrava, ma captato. Io penso che insomma la risposta sia la stessa, diciamo, sarebbe stata la stessa che se mi avessi fatto una domanda al contrario, cioè credo che lo sceneggiatore debba sempre mettersi in una posizione di ascolto rispetto alla storia e a chi porta quella storia, quindi in realtà nel caso di Faim è stato, ripeto, come stavo dicendo prima, abbastanza semplice, perché condividiamo delle cose al di là delle necessarie differenze. Abbiamo provato a sviluppare una storia che fosse molto sua, molto locale, ma anche molto universale, cercando di, come dire, di affrontare in un modo diverso rispetto magari a quello che vengono spesso affrontate certe tematiche, attraverso una lente di leggerezza ma non di superficialità, spero. Per quanto riguarda il film che è tirato in ballo, di Bonifacio Nardi, in realtà lì ho fatto semplicemente una revisione della sceneggiatura, molto piacere, siamo su toni completamente diversi, però io ecco, mi sento di dire, adesso non ti vedo più, però spero che finisco, ecco,
E in realtà la modalità di lavoro è sempre differente a prescindere dal genere, bisogna un po' mettersi nei panni e guardare l'altro. Io vorrei chiudere questo incontro chiedendo a Fego una cosa che non ha frenato né i produttori né la collaborazione di Vanessa Vincerelli, sicuramente ha frenato il suo set. Cioè, c'è una voce fuori campo, questo succede in molto cinema indipendente in tutto il mondo ed è un confine labile, alle volte può essere una cosa fastidiosa, alle volte è considerata invece una cosa utile, cioè ti metti in gioco talmente tanto che sei anche tu che introduci il terzo ruolo, solo tu, regista, attore, personaggio, ecco, questa voce fuori campo che però ci fa entrare in una cornice realistica ma che in qualche maniera è vista attraverso il tuo sguardo. Perché questa scelta della voce fuori campo che punteggia? Ci piaceva perché era, sicuramente la tua coscienza della pensione nazionale è più sincero che in verità non viene, che lui non tira fuori realmente. Risposta epigrammatica, la sintesi di Faina impiegabile, io consiglio a lui di rimanere così e soprattutto così da molti registi quando vengono interrogati con una domanda di più di 10 secondi rispondono una di 8.